Ciao amici miei e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi è molto interessante per chi ha una pagina web, per chi ha un sito, per chi ha un blog, eccetera, eccetera, perché voglio spiegarvi nel dettaglio come funziona il posizionamento su Google. Avete mai pensato di posizionare il vostro sito su Google, quindi scalare la cosiddetta classifica, la cosiddetta SERP di Google? Sicuramente sì, sicuramente avrete pensato almeno una volta di voler essere i primi su Google. Bene, oggi vi do alcune indicazioni, vi spiego un po' le differenze tra, soprattutto le differenze tra SEO e SEM, ovvero SEO che significa Search Engine Optimization, che appunto racchiude tutte le strategie per andare a migliorare il nostro posizionamento organico su Google, ok? Mentre la SEM racchiude tutte quelle strategie per andare a migliorare sempre il posizionamento su Google, però attraverso della pubblicità, quindi attraverso degli annunci a pagamento, come ad esempio potrebbe essere Google Ads, ok? Allora, innanzitutto perché andare a migliorare il posizionamento del nostro sito web su Google? Beh, la risposta mi sembra chiara. Sicuramente perché migliorando il posizionamento riusciamo ad avere molte più visite sul nostro sito web, sul nostro blog o su quello, insomma, che abbiamo sulla nostra pagina. E questo ci fa sì che se vendiamo un prodotto o un servizio aumenteranno di conseguenza anche le vendite. Quindi possiamo capire che è molto importante posizionarci su Google e lo possiamo fare adottando delle strategie. Voglio entrare solamente un attimo solo nello specifico tra la differenza, per farvi capire un attimo la differenza tra SEO e SEM. Allora, avete presente quando fate delle ricerche su Google, no? Se io metto ristoranti Roma, usciranno una serie di risultati organici, ok? Magari adesso vi metto qualche screen. E una serie di risultati, i primi che possiamo vedere c'è un bollino, diciamo, con scritto ANN, ovvero annuncio. Quelli lì, appunto, sono tutti quanti gli annunci che sono stati fatti attraverso Google Ads. Ecco, lì stiamo parlando di SEM, mentre i primi risultati che compariranno appena sotto gli annunci sono tutti i siti che sono stati posizionati in modo organico. Quindi, adesso che abbiamo chiaro il concetto, andiamo a vedere come posizionarci in modo organico. Quali sono i fattori che influenzano di più il posizionamento del nostro sito web, il posizionamento organico? Allora, sicuramente sono diversi, sono molti i fattori. Adesso in questo video non vi dirò tutti i possibili fattori immaginabili perché ce ne sono davvero molti, ma vi dirò insomma quelli essenziali, quelli più importanti, che dovete sicuramente tenere bene a mente quando andate a fare un'ottimizzazione SEO, lato SEO del vostro sito web. Allora, sicuramente è importante, ma questo non ci potete fare nulla, è l'anzianità del vostro dominio, ok? Quindi più il vostro dominio è anziano e più avrà possibilità, più è considerato autorevole da Google, ok? Quindi dobbiamo proprio fare questo, dobbiamo cercare di trasmettere autorevolezza a Google. Dobbiamo far capire a Google che il nostro sito è un sito web sicuro, affidabile e che può appunto offrire al visitatore quello che sta cercando. Quindi abbiamo già capito che purtroppo l'anzianità del dominio è una cosa che viene con il tempo, quindi non ci possiamo fare nulla. Ecco, a meno che non compriamo un dominio già esistente, ok? Già esistente da diversi anni, però anche lì bisogna stare attenti perché si possono prendere dei domini che magari sono stati categorizzati in modo sbagliato da Google, quindi insomma, io personalmente non sono per questa scelta, però se si trovano domini affidabili, perché no, insomma. Ok, ma una cosa che possiamo creare fin da subito, anche se abbiamo appena creato il nostro sito web, e che migliorerà moltissimo il nostro posizionamento, è quello di creare un account, una pagina Google My Business. Che cos'è la pagina Google My Business? È una pagina aziendale che si può creare direttamente da Google, dove all'interno ci sono praticamente tutte le informazioni della nostra azienda, chi siamo e cosa facciamo, eccetera. Quando una persona ricercherà la nostra azienda o comunque uno dei nostri servizi, gli comparirà il nostro sito web, sicuramente ci avete fatto caso, gli comparirà direttamente una mappa, appena viene fatta la ricerca, comparirà questa mappa con il nome dell'azienda, i servizi che offre, gli orari di apertura, eccetera, eccetera. Quella è la scheda di Google My Business con il sito web, eccetera. Quindi da lì subito gli utenti possono arrivare direttamente al vostro sito web. Quindi è uno strumento molto potente che offre Google e di cui potete subito approfittare. Quindi fatelo se avete un'attività, se non l'avete ancora fatto, fatelo subito perché è fondamentale.
Per attivarlo è molto semplice, basterà fare un accesso su Google My Business, compilare i vari campi, dovrete inserire quindi i vostri dati aziendali, eccetera, con il vostro indirizzo. Dopo diverso tempo, dopo diversi giorni, circa una settimana o due massimo, vi arriverà una lettera al vostro indirizzo che avete inserito, quindi il vostro indirizzo aziendale, contenente un codice che dovrete inserire per confermare effettivamente l'identità della vostra azienda. Dopodiché il gioco è fatto, avete la pagina Google My Business. Un altro fattore davvero molto importante per l'autorevolezza del nostro sito web sono i cosiddetti backlinks, ovvero i link in entrata. Ok, vi faccio subito un esempio per farvi capire. Noi magari abbiamo il nostro blog, la nostra pagina, il nostro sito, abbiamo diverse pagine sul nostro sito, magari proponiamo un servizio, un prodotto, stiamo parlando di qualche cosa su una pagina in questione, magari questa pagina viene linkata da un sito, da un altro sito, ad esempio il sito tiziocaio.com parla di un qualcosa, ad un certo punto mette all'interno del suo articolo il nostro link. Magari sta parlando di un qualcosa che è inerente a quello che stiamo trattando anche noi sulla nostra pagina e quindi magari ci collega il nostro link per dare magari più informazioni all'utente che sta leggendo e così in questo modo noi acquisiamo un backlink e quel backlink ci trasferirà l'autorevolezza di quel sito. Quindi vi faccio un esempio: se dei siti di un certo livello, dei siti autorevoli, ci trasmettono dei backlink, quindi hanno dei link che rimandano al nostro sito web, noi di conseguenza acquisiremo più autorevolezza, quindi il nostro dominio, il nostro sito acquisirà nel tempo più autorevolezza. Vi faccio un esempio: magari Giallo Zafferano, Salvatore Aranzulla decidono di inoltrare, quindi mettere nei loro articoli dei link perché magari hanno trovato delle cose interessanti sul nostro sito web e noi acquisiremo una parte dell'autorevolezza del loro sito. Quindi naturalmente più backlinks avremmo di un certo livello, quindi di qualità, che provengono quindi da domini che hanno uno score, un rank molto alto, sicuramente il nostro sito web acquisirà più valore. Un altro aspetto molto importante sono le parole chiavi. Per posizionare un nostro articolo, ad esempio, su Google, dobbiamo andare a scegliere le giuste parole chiavi. Facciamo un esempio, prendo sempre l'esempio di prima. Se volessimo realizzare un articolo su come guadagnare con il nostro blog, come monetizzare il nostro blog, dobbiamo almeno inserire, anzi dobbiamo sicuramente inserire come titolo guadagnare con un blog, quindi scegliere una parola chiave che potrebbe essere questa, guadagnare con un blog, dopodiché inserire questa parola chiave anche nelle prime 20 parole del paragrafo, del primo paragrafo, dopodiché inserire queste parole chiave più volte nel testo, nei sottotitoli, nelle immagini, creare dei link con queste parole chiavi, dei link in uscita, dei link in entrata, eccetera. Quindi ottimizzare per parola chiave è sicuramente fondamentale, di fondamentale importanza. Naturalmente questo metodo deve essere associato a tutte le strategie che vi ho detto fino adesso, per avere insomma la massima efficacia. Poi naturalmente ci sono tantissimi altri fattori che vanno ad influenzare il posizionamento e quindi l'autorevolezza del nostro sito, del nostro dominio, come ad esempio l'hosting, quindi la qualità dell'hosting, la velocità quindi delle nostre pagine, del nostro sito, la presenza sui social network, quindi quanto il nostro sito, le nostre pagine, i nostri articoli sono condivisi sui social media e poi anche l'ottimizzazione generale del sito, il sito responsive per mobile, l'ottimizzazione in generale delle immagini e moltissime altre cose. Adesso passiamo alla SEM. La SEM sono tutte quelle attività, comprende tutte quelle attività che vengono fatte attraverso mezzi pubblicitari, quindi a pagamento, come ad esempio la pubblicità attraverso gli annunci che possono essere fatti su Google, attraverso la piattaforma di Google stessa che si chiama Google Ads. Ok, questa piattaforma infatti vi permetterà di creare degli annunci pubblicitari che possono comparire sulla ricerca di Google, quindi quando le persone vanno a ricercare una determinata parola chiave può comparire lì il vostro annuncio con il vostro sito web, oppure possono essere banner pubblicitari, i banner che vedete in giro quando state magari navigando in rete, oppure ancora possono essere i video di YouTube, i video quelli che noi andiamo sempre a skippare ogni volta, no? I video che vengono posizionati, pre-roll si chiamano, i video pubblicitari che vengono visti prima dei video che stiamo effettivamente guardando, i video pubblicitari che ci vengono in mezzo, che ci interrompono la visione, eccetera, eccetera. Quindi attraverso Google Ads si possono andare a creare davvero moltissimi annunci pubblicitari di diverse tipologie. Ok, ma adesso concentriamoci sull'annuncio per la rete di ricerca. Ok, quindi se noi vogliamo promuovere il nostro sito web e farlo andare
e posizionarlo tra i primi risultati di ricerca, un altro metodo è proprio questo, quello di promuoverlo attraverso Google Ads. Come, ad esempio, se abbiamo un sito, se abbiamo un sito di creazione, quindi magari noi creiamo siti web e il nostro sito si chiama, nome del nostro sito, creazione e sviluppo dei siti web, possiamo andare a promuovere il nostro sito inserendo come parola chiave, ad esempio, creazione di siti web, creazione sito web, sviluppo sito web, eccetera. Ogni volta che le persone, che gli utenti cercheranno su Google creazione di siti, creazione sito web, eccetera, uscirà il nostro sito web. Naturalmente è un discorso un po' complesso, ci sono anche altri competitor che faranno la stessa cosa vostra, quindi è in base all'offerta che viene fatta, quindi in base a quanto andrete poi a spendere, sarà visualizzato prima il vostro, prima il loro, eccetera, eccetera. Magari se volete anzi un video dedicato su Google Ads, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, magari ci posso fare un video ad hoc proprio per farvi vedere come funziona la piattaforma pubblicitaria di Google. La logica che si usa di più è proprio questa, quella delle parole chiavi. Si vanno ad inserire delle parole chiavi che poi vengono ricercate dagli utenti e queste parole chiavi sono inerenti al nostro sito, quindi uscirà fuori il nostro sito web. Semplice come ragionamento. Dopodiché ci sono anche altre strade, si può fare una geolocalizzazione, quindi andare a promuovere una zona, quindi andare a fare vedere la pubblicità, questi annunci a persone che fanno parte di una zona specifica, oppure possiamo andare a mettere gli interessi, quindi magari dei segmenti di pubblico, quindi possiamo andare a profilare meglio il nostro potenziale cliente o comunque il nostro potenziale visitatore, ok? Andando appunto ad ottimizzare la campagna pubblicitaria. Ok, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like se vi è piaciuto, appunto io vi lascio come sempre prima di andare via, qui la playlist delle idee di business, mi raccomando, andate a dare un occhio e qui sopra il pulsante per iscrivervi al canale. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, ciao amici!